È tempo dei bilanci per il ciclismo umbro. Sabato 11 febbraio la Federciclismo regionale ha organizzato la Festa dei Futuri Campioni, un evento che rappresenta una tradizione nel movimento per celebrare l'anno appena trascorso con diversi premi e riconoscimenti ai giovani atleti e per condividere i buoni propositi per quello in corso. Il pomeriggio di festa si è tenuto a Pretola presso il CVA e ha visto la presenza delle massime cariche istituzionali sportive e politiche. Capitanati dal presidente della Federciclismo Umbria Massimo Lunni, hanno portato il loro saluto anche il presidente del CONI Umbria Domenico Ignozza, l'assessore allo sport del comune di Perugia Clara Pastorelli e il presidente del Centro Sportivo Educativo Nazionale Umbria Fabrizio Paffarini. Graditissima la presenza anche di Daniela Isetti, membro dell'Unione Ciclistica Internazionale e già commissario della Federciclismo Umbria. Tra le soddisfazioni che l'Umbria del ciclismo ha raccolto nel 2022 vanno sicuramente menzionati il titolo italiano ciclocross grazie a Samuele Scappini, team Fortebraccio, il secondo posto ai campionati italiani su strada con Edoardo Burani, team Fortebraccio, il terzo posto ai campioni italiani su pista con la squadra Umbra composta da alunni Brunori, Scappini e Burani. Il 2023 è iniziato sulla stessa lunghezza d'onda in termini di soddisfazioni, forse anche di più. Nei primi giorni dell'anno sono arrivati altri due titoli nazionali ciclocross, quello allievi conquistato da Mattia Proietti Gagliardoni della UCI Foligno e il bis di Samuele Scappini, team Fortebraccio, nella categoria juniores. Scappini poi poco fortunato ai campionati mondiali dei ciclocross recentemente disputati in Olanda. Atleti chiaramente premiati insieme ad altri più giovani e alle rispettive società che si sono distinti per i risultati e le attività fatte sul territorio nel 2022. Siamo di nuovo a festeggiare un'annata incredibile, risultati che in Umbria non si erano mai visti storicamente, quindi possiamo essere solo soddisfatti. Sono soddisfatto io, tutto il consiglio, i comitati provinciali. Abbiamo fatto poi il botto subito nel 2023, abbiamo raccolto due maglie tricolori nel ciclocross, anche questo è un evento che non si era mai verificato. E quindi la massima soddisfazione e il ringraziamento che va chiaramente alle società, all'impegno delle società e al nostro, ai tecnici regionali e tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo. E siamo veramente orgogliosi, ecco, e a livello nazionale siamo invidiati perché una piccola realtà come la nostra che riesce a fare questi risultati, molti non riescono neanche a farsene la ragione. Ma sai, io più che portare le mie conoscenze non ho fatto, poi sicuramente è molto più semplice lavorare quando si è supportati sia dalla presidenza, dalle squadre, dai ragazzi in maniera eccezionale, quindi è stato facilitato il mio lavoro. È stata un'ottima stagione, io personalmente sono molto soddisfatto e il 2023 è iniziato comunque come era iniziato il 2022, perché con la vittoria di Scappini quest'anno si è aggiunta anche quella di Proietti Gagliardoni nel ciclocross, sono di buonissimo auspicio. Adesso ho scritto ad entrambi e ho detto adesso vediamo un po' di fare bene così anche su strada.